Buon pomeriggio a tutti, giovedì 7 gennaio stiamo per collegarci in diretta con Roberto Ungheretti, responsabile commerciale del gruppo Annapurna e con la quale parleremo delle due linee che fanno capo a questa azienda, Annapurna per l'appunto e Aida Barney. Oggi nello specifico racconteremo qualcosa di più di Aida Barney e di un progetto, una capsule collection che stanno lanciando in questo momento sul mercato. Quindi qualche secondo di pazienza e ci colleghiamo immediatamente con Roberta. Eccoci qua. Roberta, buon pomeriggio. Oggi, come stavo anticipando, saremo in collegamento con te, che sei responsabile commerciale all'interno del gruppo Annapurna, storica azienda italiana specializzata nel mondo del cashmere, in particolar modo di tutte quelle che sono le fibre nobili, e parleremo della storia del vostro brand e poi faremo un racconto specifico su Aida Barney. Vediamo dei capi alle tue spalle perché state lanciando in questo momento sul mercato una capsule nuova, quindi sarà diciamo una chiacchierata interessante sia per i consumatori finali ma ovviamente per tutti gli addetti ai lavori e per tutti i curiosi del mondo della maglieria, che è sempre un tema assolutamente caldo. Allora, dicevamo, storica azienda italiana, un'eccellenza, ce lo racconterai poi tu tra pochissimo. È un'azienda che esiste sul mercato da tanto tempo e che è un'azienda leader perché produce per tantissimi brand del lusso italiani ed internazionali. Quindi raccontaci qualcosa di più anche di questo nome particolare che è stato scelto per l'azienda. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie Federico di questa possibilità. Annapurna è stata, come dicevi tu, un'azienda storica, una presenza storica nella maglieria italiana. L'azienda è stata fondata nel 1978 dalla signora Aida Barney, da cui infatti prende poi il nome e l'etichetta. Si è ispirata per dare il nome alla sua società alle montagne, agli altipiani, dove vivono gli animali da cui deriva il cashmere. E l'idea di prendere una montagna anziché un'altra è stata data dal fatto che l'Annapurna è stata una delle prime montagne scalate da un team di sole donne. Erano delle signore giapponesi, erano in cinque, e così la signora Aida Barney ha fondato con altre quattro donne la sua società, la sua piccola società inizialmente, poi ha avuto un ottimo successo e è andata avanti. Poi si è avvalsa della conoscenza tecnica di suo marito Pierluigi Galli, che è uno dei massimi esperti di filato in cashmere in Italia e anche in Europa. Lui riesce addirittura a tenere dei mini corsi una volta all'anno per delle scuole americane di moda che sono interessate appunto a conoscere le specifiche anche chimiche della fibra, perché ci sono tutte delle specifiche per valutare che una fibra sia di buona qualità oppure di inferiore qualità. A tal riguardo c'è appunto questa curiosità legata al peeling di una maglia. Quando noi diciamo che la maglia fa peeling, quindi probabilmente è di cattiva qualità. No, al contrario, quando una delle vostre maglie fa peeling, anche se esteticamente sembra brutto e si può facilmente asportare, di fatto significa che è stato usato un cashmere a fibra lunga, e quindi un cashmere di qualità veramente alta. Vabbè, questa è una piccola cosa. No, ma questa è una piccola curiosità, ma è interessante. Ovviamente i più esperti in materia sanno di questo fatto qui, però nella realtà dei fatti è proprio una caratteristica intrinseca proprio nel cashmere, nel filato e in quello di alta qualità e, come dicevi te, denota il fatto che sia stata utilizzata una fibra di una certa entità, quindi fibra a pelo lungo, insomma. Esatto, e così è nata inizialmente la società di maglieria a nome Annapurna. Poi con gli anni e con il successo, uno storico agente della società che si chiamava Katsuba ed era uno dei maggiori esponenti della moda in Germania, così come David Glaser era il partner per gli Stati Uniti e anche lui ha dato un apporto significativo alla distribuzione moda negli anni Ottanta, decise che di fianco ad Annapurna poteva servire un premium, una collezione ancora più lussuosa di Annapurna, dove si
affiancasse alle maglie anche l'intero mondo del cashmere, quindi le coperte, le mascherine, tutto quello che poteva essere utile nei viaggi, quindi le stole, le pantofoline, i cuscini, insomma tutta una serie di altri accessori maison che prendevano il marchio di Aida Barney. E da quel momento Aida Barney è rimasto un po' il sinonimo di uno still life lusso, sofisticato, anche se d'immagine lievemente minimale. Non c'è mai ostentazione in Aida Barney, non è quello che generalmente si cerca nelle nostre collezioni. Mentre Annapurna ha tutto un altro spirito e un'altra anima in questo momento, ma anche storicamente ha sempre avuto un'anima un po' diversa. E Guarda, prima, quindi pr nasce. prima di andare poi dopo su, proprio su Aida Barney e sul raccontare appunto i capi che vediamo alle tue spalle, Federico? Ti ho perso, adesso sei Siamo. tornato forse. Sì, che Ok. vediamo alle tue spalle. Dicevo, prima di parlare di questo qua, mi faceva appunto piacere veramente tornare su questo argomento qui legato all'azienda, quindi il fatto anche che della storicità della vostra azienda, dell'importanza, come in Italia abbiamo veramente delle eccellenze come la vostra del resto, e sarebbe molto bello poterne ovviamente conoscere di più. Quindi appena si potrà, come ho detto altre volte, sono voglioso di riprendere a girare sul territorio italiano inizialmente, ma non solo, ma soprattutto, oltre di far visita ai tanti amici negozianti, di poter visitare le tante aziende che ci sono, perché la vostra ha tanta storicità, tantissima qualità da raccontare. Io credo che ci sia tanta voglia di conoscere qualcosa di più delle tante maestranze italiane che comunque ci rendono famosi nel resto del mondo, no? Da questo punto di vista credo che sia molto importante. Tante aziende hanno degli archivi incredibili, oltre che delle grandi Esatto. conoscenze, un grande know-how, però poi hanno sempre difficoltà un po' per. Altro chiamarlo, ne raccontano sempre, sempre troppo poco, mentre in questo caso e anche nel vostro caso specifico c'è tanto da poter dire. Credo che sia un argomento interessante, perlomeno lo è sicuramente per me e credo anche per le persone che seguono, perché poi nello specifico veramente la maglieria nelle ultime stagioni è all'interno dei negozi e ovviamente di conseguenza per i consumatori finali un argomento di grande interesse. Allora, noi è vero, cioè questo, a noi farà piacerissimo aprirti le porte e riceverti in azienda. Oggi io vi sto parlando dal nostro showroom dove vendiamo Aida Barney, ma sarà un piacere davvero accoglierti in azienda. Molto spesso noi abbiamo le mani legate da contratti di confidenzialità, nel senso che in questo momento noi ci stiamo parlando da qua invece che in azienda, perché mi sarebbe piaciuto accoglierti in magazzino, vicino alle macchine, vicino alle signore che costruiscono le maglie, perché è vero, noi lavoriamo nel pratese e tutti hanno sempre questa cosa: ah, prato, cinesi. No, noi abbiamo delle bellissime, bravissime mani di signore italiane che lavorano nella nostra azienda e che fanno delle magie, perché molto spesso, al di là di chi programma le macchine, esiste proprio chi ricama sopra gli jacquard, chi rifinisce le cose con una precisione incredibile e sforzandosi gli occhi come noi non riusciamo a immaginare. Ma in questo particolare caso non ho potuto accoglierti perché stiamo consegnando a numerose griffe. Quindi abbiamo un magazzino pieno di enormi carrelli, tutti ricoperti da teli neri perché la confidenzialità ci impone
di non dire a nessuno quel che stiamo facendo. Noi Certo. davvero forniamo produttori maggiori marchi del lusso, sia italiani che esteri. Lavoriamo con tante aziende francesi, lavoriamo con qualche azienda americana e sono poi le aziende che poi troviamo nei negozi più importanti, sono i famosi designer brand. Grazie, noi siamo scelti da loro e siamo orgogliosi di esserlo proprio perché possiamo fornire una consulenza tecnica importante, ma soprattutto siamo forti di un archivio enorme, veramente, veramente grande, di maglie nostre, degli ultimi 40 anni e quindi riusciamo a fornire spunti, perché poi di base questi uffici stile hanno già una loro direzione, una loro idea di quella che sarà la tendenza, ma il più delle volte arrivano da noi chiedendo un tema particolare sul quale vorrebbero avere degli spunti per punti, per lavorazioni, per effetti di tintoria, sono tutte cose che noi facciamo internamente e che quindi siamo in grado di fornire come spunto artistico a questi uffici stili che comunque ovviamente seguono quelle che sono i loro dettami in questo momento. E quindi mi dispiace, sarebbe stato bello ricevervi lì, però non è stato Sicuramente, possibile. ripeto, occasione, e sarà ancora più bello, nel senso che poi, al di là del collegamento virtuale verso chi guarda questo tipo di dirette, sarà per me bello poter essere fisicamente lì e scoprire di più da vicino. Mi faceva piacere anche da questo punto raccontare un piccolo aneddoto. In una delle dirette passate ero con un negoziante che ovviamente è in mezzo, come si suol dire, agli stracci da oltre 40 anni anche lui, e raccontava proprio come il cashmere avesse un suo specifico odore, no? E quindi si ricordava quando effettivamente si stava davvero all'interno delle aziende, si girava maggiormente, quindi come anche questo lavoro e determinati prodotti abbiano, no, delle loro specificità che vanno oltre, diciamo, l'aspetto estetico e quello tattile. Ma è proprio una questione di passione e d'amore, secondo me. La maglieria è qualcosa che ti appassiona più, io sono di parte, più del tessuto, perché vai a lavorare un filo che ti dà proprio una sensazione o di calore, una sensazione tattile importante. E poi puoi lavorare sui punti che analogamente ti danno una sensazione, perché a seconda del fatto che siano più stretti, più larghi, più retosi o più, come dire, più stretti, ti danno delle sensazioni diverse. Quindi è proprio una passione quella per il cashmere, la maglieria, ed è bello lavorarla, è veramente bello anche comunicarla, perché far entrare un consumatore finale, e tu ne hai tanti, che ti seguono direttamente in un'azienda, vuol dire trasmettere un po' questa passione. È importante trasmettere Io credo anche. che sia veramente importante, anche da questo punto di vista, è incredibile come l'Italia, che ha eccellenze ed eccelle veramente in tantissime arti, no? Di qualsiasi tipo, per fortuna, e il sistema moda ovviamente è una di quelle eccellenze, però si sono susseguiti documentari di ogni genere, giustamente legati al mondo dell'arte, al mondo della cucina, al mondo del lifestyle in generale. Ma poi relativamente al mondo della moda e soprattutto andando a curiosare alle fonti, no? Quindi da voi produttori, si sia sempre fatto poco. Ripeto, questo non so se perché ci sia sempre stato un pochino più di disinteressamento nei confronti di chi produceva, oppure, come dicevamo prima, si tratta di. C'è un veto in termini di è tutto top secret, o come dicevamo prima, facendo una battuta, si tratta di un discorso di pudore da parte di voi aziende, che nello specifico come voi producete, perché noi prendiamo sempre sotto gamba questo tipo di tematica, perché tanti ovviamente consumatori finali, intendo, non sanno determinate dinamiche, però le aziende che oggi davvero producono sono poche, perché poi nella realtà dei fatti la maggior parte delle aziende si limita a ovviamente creare uno stile e poi magari mettere un'etichetta, come dicevi anche tu, al di là che poi le aziende hanno la loro direzione stilistica, artistica, comunque alla fonte ci sono aziende come le vostre che non si limitano solo alla produzione della maglia,
ma anzi, grazie a un archivio e grazie ovviamente a un know-how importante, riescono a dare delle indicazioni e a migliorare quello che poi viene fuori, perché avete una conoscenza, una maestria che pochi altri possono vantare da questo punto di vista in questa specifica tematica, e per me è un argomento molto interessante poi da trattare, quindi spero davvero di poter essere ospite, come si suol dire, visitatore attento del vostro museo, perché poi alla fine è questo, ripeto, poter vedere, come dicevi te, le donnine, tutti i vostri operanti al lavoro e poter conoscere più da vicino la vostra realtà, che è un'eccellenza italiana. E qui, da questo punto di vista, ripeto, poi tu fai parte dell'azienda, quindi ripeto, la mia è una pura provocazione, però è da una parte molto bello, dall'altra dispiace che ci siano realtà importanti come la vostra che poi magari vengono meno riconosciute, ma esternamente intendo, ovviamente chi opera nel settore conosce perfettamente la vostra esistenza e le vostre peculiarità e capacità, però è bello poterlo trasmettere ai consumatori finali, ma ovviamente anche ai tanti negozianti e rivenditori, perché poi magari comprano le maglie Annapurna perché hanno l'etichetta di un altro marchio, ma poi non conoscono magari così in maniera viva il marchio, l'azienda Annapurna, mentre c'è una bellissima storia dietro. Detto questo, e poi mi taccio, andiamo. Però hai colpito il centro, sappi che hai fatto centro, hai espresso esattamente la situazione. Andiamo sull'argomento del giorno. L'argomento del giorno è appunto una capsule a marchio Aida Barni, che è la vostra linea premium che state lanciando in questo momento sul mercato. Come abbiamo avuto modo di parlare altre volte, la vostra è sempre stata una linea sofisticata che ha sempre posto attenzione su delle tonalità molto tenui, eleganti, tutte le tonalità ovviamente naturali, i grigi, insomma, queste situazioni qua. Mentre oggi vediamo alle tue spalle una collezione che, per quanto riguarda voi, è sicuramente un po' di rottura rispetto al passato, quindi una collezione più colorata. Allora, abbiamo pensato che viviamo tutti un momento anomalo, un momento molto particolare. Siamo tutti in questa situazione quasi da un anno ed è una situazione che sicuramente abbatte un pochino gli animi di tutti quanti noi, al di là del voler rispettare assolutamente tutto quello che di grandemente negativo e luttuoso c'è stato, e nessuno vuole venire meno da questa cosa, però pensiamo che alla fine serva anche della leggerezza nella vita, serva anche dei colori e serva dell'energia, e Aida Barni si è adeguata, ha avuto questa piccola capsule, perché è una, adesso vi faccio vedere qualche maglia, è un'idea di un'anteprima di quella che sarà la vera e propria collezione, che rispetterà le caratteristiche normali, classiche di Aida Barni, ma voleva dare una ventata di buon umore, allargare un po' la base di età della nostra clientela e proporre comunque delle maglie super colorate, molto confortevoli al tatto, come dicevamo prima, quindi qualcosa, un effetto coccola per le nostre maglie. Ci siamo focalizzati in pochi volumi, volumi scatolina, volumi piccini, ma che dessero appunto questa sensazione, la sensazione di buon umore, di colore, di energia e di comfort indossando. Adesso ve ne faccio vedere qualcuna, abbiamo lavorato su colori e su righe, adesso mi sposto, scusate. Perfetto, perfetto. Ti aspettiamo qua nel mentre che tu torno. Ti appare perfetto, perfetto. Allora, come ti dicevo, i nostri filati rimangono sempre i nostri filati, quindi in ogni caso abbiamo lavorato su dei blend naturali, quindi o puro cashmere, o cashmere seta e lana merino, oppure lana merino e cashmere. Quindi non ci discostiamo troppo qualitativamente da quelli che sono i nostri canoni, però proponiamo delle cose un po' più particolari, quindi dei color block a tre colori, oppure delle righe, mi vedi? Io non ti vedo benissimo, sì, sì delle righe piuttosto forti, e come vedi i volumini sono assolutamente contenuti, però abbiamo anche delle bellissime tinte unite, sempre molto energiche, sempre molto vitali,
per dare appunto questo messaggio di leggerezza a chi compra. E se ci pensi è anche un po' un servizio che diamo ai buyer, nel senso che chi aveva da comprare l'invernale è stato interrotto negli acquisti sia dagli spostamenti fisici che da un timore nell'avere un budget eccessivo rispetto a quelle che erano le aspettative di vendita. E la stessa situazione si è dimostrata ennesimamente in primavera. Quindi diciamo che nonostante si sia venduto poco, questo è ovvio ed acclarato, i negozi hanno anche acquistato meno. E quindi noi abbiamo deciso di fare questa piccola capsula proprio per andare a colmare questi gap con una consegna veloce e con un prezzo che è un pochino più affrontabile di quello che è il solito prezzo ai da Barni, senza rinunciare alla qualità. Vi faccio vedere qualche altra maglia, qualche altro colore. Allora, poi nel mentre che tu stai, diciamo, appunto raccontando la collezione, stai mostrando alcune maglie. Tu, come dicevi prima, sei in collegamento con noi da Milano, all'interno del vostro showroom milanese, dove dai anche un po' una localizzazione di quali sono magari i vostri, alcuni, se non tutti, dei vostri showroom dove poter poi vedere e acquistare questa collezione e anche le tempistiche. Allora, la collezione è disponibile già da subito nello showroom di Milano, che è Style Council, in Ripa di Porta Ticinese al 111, e Style Council copre quasi tutto il mondo, in termini di distribuzione, ma da poco abbiamo iniziato anche una collaborazione con lo studio Savastano, che è uno studio che si occupa dell'Italia del Sud, proprio per agevolare i nostri clienti che non hanno più voglia o comunque anche possibilità di viaggiare. Ci è fatto piacere trovare un partner come Carlo, Savastano appunto, che potesse andare direttamente lui dai clienti e dare questo servizio di vicinanza. L'azienda è un'azienda, come dicevamo prima, familiare. A noi piace avere rapporti con le persone, non siamo un'azienda di numeri, siamo un'azienda di persone. Vogliamo essere vicini ai clienti. Io per prima, come metto la faccia oggi insieme a te, ci metto la faccia anche con i clienti, sono a loro disposizione per un dialogo, per un aiuto e questa cosa in questo momento credo che sia veramente importante. Poi tu lo sai Certo. meglio di me. Quindi appunto dicevamo, in Germania siamo ancora dal nostro storico agente Cassuba che avrà la collezione da fine mese, Carlo Savastano per il Sud Italia anche lui l'avrà da fine mese, mentre invece da Milano la collezione è immediatamente disponibile e sarà disponibile fino ai primi di aprile. Tra l'altro lo showroom Style Council ha attivato una piattaforma online dove è possibile fare ordini, tra pochi giorni sarà possibile fare gli ordini anche per la capsule, si chiama già, ma non è ancora perfettissimo, ma mancano pochi giorni, Aligned Network ed è appunto la piattaforma che i nostri agenti, lo stesso sarà per Annapurna, hanno fatto partire, hanno fatto nascere per avvicinarsi ai clienti e dar loro la possibilità di fare ordini senza venire in showroom. Peccato, a me dispiace, però dobbiamo aiutarle le persone che non hanno la possibilità di viaggiare. Decisamente. Ecco qua, mi rialzo, metto via le maglie e se ne faccio vedere qualcun'altra. Ecco, in questo caso abbiamo un 70-30 e abbiamo lavorato su un color block sul fondo e sui polsi. Piccolo intervento se vuoi, però è sempre una maglia 70 lana e 30 cashmere che dà un buon servizio, secondo me, con uno sprint in più rispetto a un basico normale. E infine abbiamo uno spring cashmere, che è un cashmere, è un filato che facciamo noi in casa, è un pochino più sottile del cashmere normale senza arrivare a una finezza 18 e quindi dà una leggerezza particolare, ma comunque la stessa morbidezza e lo stesso comfort del cashmere, ma un pochino più leggera, un pochino più fine. Questa è l'unica maglia che ha invece un aspetto più sportivo con un volume un pochino più grande. Come vedi, i colori sono tutti molto accesi, perché ci tenevamo a questa cosa e come vedi le forme sono un po' nuove. Poi, ripeto, per vedere tutta la collezione tra pochi giorni basterà andare su Aligned Network.
Benissimo, benissimo. Roberta, che dirti? Io sono molto contento di aver avuto modo di fare questa chiacchierata con te, di farti visita all'interno del vostro showroom milanese e ci vediamo Grazie. presto, speriamo per raccontare qualche novità in più di Aita Barni, di Annapurna e potervi far visita a Prato, anche fisicamente presto in azienda e raccontare anche qualcosa di più del vostro lato produttivo. Grazie Federico, sei sicuramente il benvenuto tu e tutte le persone che ti seguono, che ci hanno ascoltato e che hanno avuto la pazienza di sentire la nostra storia. Buona Ti serata a ringrazio tutti. molto. Ciao, buon pomeriggio Roberta, a Grazie. presto. Ciao Ciao. altrettanto. Allora, ringraziamo ancora Roberto Ungaretti, responsabile commerciale del gruppo Annapurna, quindi delle linee di maglieria appunto Annapurna e Aita Barni, della quale ci ha avuto modo di, presentarci questa piccola capsule che sarà a breve disponibile per quanto riguarda gli acquisti dei buyer italiani ed internazionali. Abbiamo parlato di un'eccellenza italiana dal punto di vista della produzione di maglieria. Ricordiamo, è un'azienda con sede a Prato che dagli anni 70 ormai è un riferimento sul mercato e oggi produce per la maggior parte dei brand del lusso italiani ed internazionali e in più ha le proprie sue due etichette. Vi ringrazio per la chiacchierata, auguro a tutti ancora un buon inizio di nuovo anno e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti ragazzi.